Ed eccoci qua, benvenuti a una nuova puntata di Rock and Goal. Questa volta, e quanto mi costa fatica dirlo, puntuale come la sconfitta dell'Inter in Champions. Oh, ragazzi, io ci avevo creduto. Vabbè, meglio non dirle queste cose, perché sennò continuo a soffrire a distanza di giorni. Comunque, vabbè, oggi sarà una giornata un po' speciale per me, perché l'ospite che a breve introdurrò durante questa diretta è un amico, è un grande calciatore, ma soprattutto è uno dei calciatori più divertenti davvero che si possano incontrare in uno spogliatoio, facciamo così, e mi limito a dire questo per ora. Chiaramente sono orfano qua in studio del nostro amico Paletta, del nostro amico Andrea della Cuna Coil, che fortunatamente è tornato dal suo viaggio in America, e quindi a breve ritornerà anche presso i nostri studi a condurre questa trasmissione, anche se oramai i giochi sono fatti, il campionato è andato, e quindi ragazzi, che vi devo dire, non vediamo l'ora che ricominci, perché a noi non ci basta mai. E allora, come al solito, per ogni puntata che si rispetti, c'è il nostro mentore, il nostro guru, e cioè direttamente da Intrader, Filippo Accorinti, eccolo. Marietto. Come stai? Stavo meglio prima della partita. Lo so, guarda, in effetti, che te lo dico a fare, questa volta ci siamo andati vicini, eh? Era da 1-1, te l'avevo detto, solo che il destino ha voluto premiare il City. Che dobbiamo fare? Come ha detto Guardiola, le stelle dicevano quello. Purtroppo c'è stato poco da fare. Però, secondo me, il prossimo anno ci ripresentiamo carichi a molla come quest'anno, con un esito diverso. Almeno mi piace pensare che andrà così. Speriamo. E quindi, per quanto mi riguarda, giusto per dirlo, ragazzi, è la prima volta che vedo i tifosi avversari magari prendere in giro, ma non avere neanche quella grande motivazione nel farlo, perché tutte le cose che sono uscite, gli sfottò, non sono stati brillanti come di solito succede nell'ambito delle tifoserie. Poca roba, insomma, il kebab con Çalhanoğlu, piuttosto che il collare per tenere la testa alta, quattro cazzate, insomma, che non erano neanche motivanti più di tanto. E questo perché? Perché l'Inter ha giocato bene, a detta di tutti avrebbe meritato di più, e quindi anche tutti quelli che potenzialmente hanno fatto i pappagoni si sono ritrovati di fronte a una super squadra e hanno dovuto ammetterlo. Però, siccome qua noi non ci facciamo mancare niente, dalla regia mi hanno detto che è tutto pronto, io veramente vorrei far partire un bel boato, fai partire una bella ola, come piace a me. Questo è un applausino, no? E di solito, bambini, mi piace. Allora, la cosa bella è che noi introduciamo sempre l'ospite con delle figurine, per cui se siamo pronte io le farei vedere. Ha giocato dove? Vediamo. Nel Toro, gran capelli tra l'altro, Ha giocato nel Bologna, ha giocato nell'Atletico Madrid, ha giocato nel Parma, ha giocato nell'Olympique Marsiglia, in nazionale, ma soprattutto è ospite qui a Rock and Goal il grande amico Stefano Torrisi. Mamma mia, chi c'è qua? Ciao Stefano, benvenuto. È un po' frizzato Stefano, eh? Ciao, sei? Mario, ciao a tutti, ciao Filippo, ciao a tutti. Oh, che bello vederti, eh? Grazie ragazzi, questo invito, non vedevo l'ora. Ecco, inizi già subito a prendere in giro, lo sapevo, va bene. Oggi devo stare pronto a tutto. Allora, io ho giocato con te in nazionale. In realtà ho corso molto per te, tra l'altro in nazionale. Ecco, sta già iniziando a mettere le cose in chiaro. Filippo, non ascoltarmi. Io ti sento, però rispetto a prima il campo è meno stabile, devo dire. Prima avevi più rete, forse nel posto in cui sei ora arrivi un pochettino al rallentatore, un po' come me in campo, dai, diciamo. Vediamo. No, magari se tu arrivavi al rallentatore era già un successo averti al rallentatore. Ecco, lo sapevo, non ti devo dare gli assist per insultarmi, porca. No, vabbè, io no, aspetta, te l'ho detto prima quando ti siamo salutati dopo tanto tempo. Tu
secondo me, quando sento parlare di Haaland, di questi che fanno gol, tipo 50 partite, 50 gol, poi là, mi fanno ridere, perché tu sei uno di quelli che ha già fatto più gol che partite, e questo è vero. Giusto. Infatti posso dire, lo so che vuoi andare a parlare dall'altra parte, guarda qua lo score realizzativo, scusami, cioè, e poi sono sicuro che alla fine non me l'hai ancora detta tutta, però 241 presenze, 272 reti, l'almanacco Panini parla chiaro, cioè. Parla chiaro. E poi non mettono le traverse, perché a traverse quante sei, Mario? Lì lo sai, io porca vado. Porca puttana, che piede! Sentito cosa dicono dalla regia? Vai, spingi. Che piede, porca puttana! Mamma. Porca puttana, che forte. Tu pensi che io non ti seguo, no? Tu pensi che io non ti seguo, Mario, ma io ti seguo, a volte commento anche. Ma io sono convinto, ma te lo giuro, sono convinto che è un trucco. Perché è impossibile che tu continui a centrare la traversa. Allora, la verità è questa. La verità, la dico una volta e per tutte. Io prendo la palla e la peso, faccio un tiro o due per vedere qua com'è. Allora, come accendi la telecamera, io la traversa la vendo grande come Piazza Duomo, è presente? Tiro e la prendo perché vengo stimolato dalle cose più complicate, no? È un po' come te, come quando giocavi, dai, alla fine più era grosso l'attaccante, più era veloce, più ti stimolava a suonargliele un po', o no? Allora, ti voglio insegnare una cosa, mi senti? Adesso sì! Mi sto spostando perché ti perdo. Bravo. Mi sto spostando perché un po' ti perdo. Allora, tu devi sapere che per noi calciatori, quando uno tira in porta, ok, e becca la traversa, la prima volta è un caso, sfiga, ok? La seconda volta è doppia sfiga, alla terza volta è un errore, perché se tu continui a tirare in porta e prendi la traversa c'è qualcosa di sbagliato nella tua tecnica. Quindi o tu calci sempre male e ci può stare, oppure sei molto sfigato, fai te. No, allora, caro Stefano, finalmente ti riesco a sentire e a vedere forte e chiaro. Ah, ok. Allora, okay. Adesso possiamo finalmente parlare e mettere le cose come vanno messe. Sono fortissimo, porca puttana. Cioè, è inutile che cerchi di umiliarmi. Cioè, allora... No, allora, voglio raccontarti questa cosa, Filippo, e la dico a tutti gli ascoltatori di Rocker TV. E poi parliamo un po' di te, perché la puntata è su di te, non è su di me. Quindi, va bene. Allora... Dovete immaginarvi questo, che una volta finisce il primo tempo, io non è che da qualche anno a questa parte ho smesso di correre più di tanto, cioè sono più un calciatore da subuteo, no? Sai, quelli che gli dai dietro con la schicchera e magari si muove. Però arriviamo nello spogliatoio, la partita, non mi ricordo il risultato, però insomma non stava andando benissimo, e allora Stefano entra nel silenzio più totale e dice: cioè, cazzo ragazzi, io ho fatto un sacco di partite in vita mia, cioè ho giocato con tanta gente, e poi tutti nel silenzio, e poi dice: cazzo, ma tu sei l'attaccante più scarso col quale ho giocato in vita. Tutti a ridere, chiaramente, povero no, Stefano. Mi ricordo, eravamo a Mosca e tu credo che lì hai battuto il record di movimento non fatto in una partita di calcio. Credo che tu abbia fatto in 45 minuti 7 metri. Sì. È vero o mi sbaglio? Anche 6 e mezzo, va. Mamma mia. Però ti vedo più di dimagrito. Ecco, questa qua è proprio lì. Guarda, eravamo alla stadio del Locomotive. Bravo. Mi ricordo le posti ora. Guarda, però sei dimagrito ora. Sei dimagrito ora. Hai ragione. Infatti, ho ripreso a far gol. Cioè, con più facilità, devo dire. Ma che formazione! Mamma mia, la Nazionale Artisti TV. Eccola divertente, qua. A Mosca. Divertente. Poi non mi hai più chiamato, però, perché io so benissimo che sei tu il capitano e fatto tutto. Non mi hai più chiamato quella volta. Allora, ti devo dire che quest'anno ci hanno... Guarda, cosa stavi facendo in metropolitana, a Mosca, lì che ti cambiavi le scarpe? Può darsi. Allora, non lo so. Ti voglio dare una news. Che c'è arrivata la convocazione dalla Russia per quest'anno. Vedi? Ad agosto. Cioè, solo che è un po' strano andare a Mosca a giocare durante la guerra. Tu che dici? Ma perché? Ma vuoi venire? Guarda, bellissimo argomento questo. Cioè, al di là della gravità della guerra,
ti voglio fare un'altra domanda. Sì. Se non ci si com- io penso sempre questa cosa qua. Se non ci si comincia a muovere anche nell'altro senso, cioè non fate solo la guerra, ma fate anche tra virgolette l'amore e l'amicizia, qua non si finisce più. È vero. Io guarda, trovo imbarazzante questa cosa. Ti abbiamo perso, Stefano, non so perché, ma ci deve essere qualche problema con la linea a Praga. Eccoci. Sei? Ora sì, ora ti sentiamo. Ti dicevo, sottolineando che è una cosa veramente grave quella che sta succedendo tra Russia e Ucraina da ormai più di un anno, però io dico, io guardo, prendiamo un esempio, un torneo di tennis, e quando vedo Medvedev o Rublev, due giocatori russi che giocano senza bandiera, per me è una cosa imbarazzante. Cioè, a questo punto, con le scelte che sono state fatte di boicottare la Russia, o non li fai giocare, oppure è il loro diritto a rappresentare il loro paese. Perché da questo punto di vista, o si continua nel boicottare tutte queste cose che provengono e fanno pubblicità tra virgolette alla Russia, oppure si deve cominciare a lavorare nell'altro senso, cercare di normalizzare una situazione che va normalizzata, cioè il cessato il fuoco. Questo è meno. Io non sono un gran politico, lo sai, certo. Mario. Sì, sì. Però, la guerra non si fa mai da soli, si fa sempre in due, giusto? Certo. È un po' come l'amore, non si fa mai da soli. Quello che da soli la fai solo te, l'amore, Mario, sia chiaro. Certo. E quindi io credo che ci sia un bisogno di cominciare ad aprirsi io forse nessuno arriverà mai a Putin, però voglio dire, con tutto ciò che gira attorno al mondo russo, bisogna cominciare a riprendere, a condividere, a convivere, perché se no non se ne salta fuori. Hai ragione, ma tra l'altro la cosa che adesso stiamo un po' anticipando i temi della scaletta, perché tra un po' inizierò a concentrarmi sulla tua carriera, perché ti devo fare un sacco di domande, e anche sulla tua passione per la musica, perché qua siamo a Rocker TV e quindi si parla di calcio e di musica. La cosa che è impressionante è pensare che qualche anno fa insieme eravamo lì a Mosca, ci siamo andati diversi anni e abbiamo fatto dei tornei di calcio alla fine con il resto del mondo contro la Russia, dove c'era il vice di Putin che scendeva in campo a giocare con noi, ed era tutto assolutamente normale. Poi davvero, tra quello che è accaduto con la pandemia, dove ahimè purtroppo dal 2019 non siamo più potuti andare in Russia, e poi con questa guerra maledetta che si sta protraendo anche troppo a lungo per quanto ci riguarda, devo dire che ricevere un invito da parte dell'organizzazione russa per quest'estate è stato abbastanza emozionante. Infatti con Osvaldo ci diciamo: caspita, ma ti rendi conto, bello. Cioè, allora io una cosa te la dico: se per caso dovessimo andare, sappi che c'hai un invito. Io ci sono. Vai. Io ci sono, al di là che Mosca, io mi ricordo, è stata una città stupenda. Bellissima. Ma al di là, perché comunque secondo me nel nostro piccolo, che poi noi non siamo nulla in questa cosa, però bisogna cominciare un po' ad aprirsi, perché sennò è come quando da bambino ti raccontavano dell'uomo nero, no? Ora sembra che i russi siano tutti cattivi, e no. In realtà non è così. Insomma, non è così, non siamo è così. Stati accolti veramente bene, e lo sai, Stefano. Anzi, devo dire che noi abbiamo avuto la fortuna tra Russia e Siberia di mangiarci 5-6 volte di fila dal 2014 al 2019, tra appunto 5 anni a Mosca e 2-3 volte in Siberia, e sono un popolo comunque di brave persone, rispettosissime, e quindi sono contento che tu abbia detto questo, perché è veramente quello che c'è accaduto e quello che dovrebbe accadere, cioè un po' un normalizzare una situazione che secondo me è neanche troppo voluta dagli stessi russi. La stanno subendo per certi versi, perché quando qualcuno decide per te, poi in quegli ambiti lì non paghi le conseguenze. Non hai neanche scelta. Va bene. Senti, però io la prima cosa che ti devo chiedere è, lo chiedo sempre a tutti quelli poi che hanno fatto un percorso meraviglioso come il tuo, cioè tu sei nato come tutti i bambini, che giocavi in un oratorio e che chiaramente ti piaceva il pallone. Tra l'altro ho letto anche che sei nato come mezzala, per cui neanche come centrale difensivo, e quindi la cosa che ti volevo chiedere è: quando ti sei reso conto e come ti sei ritrovato soprattutto a fare della tua passione un lavoro, una professione? Perché chiaramente
avrai avuto qualche cosa di speciale rispetto agli altri bambini, oltre alla testa che so che è necessaria per arrivare a certi livelli? Allora, innanzitutto, da piccolo non ero biondo, perché da piccolino, quando tu giochi, sei biondo, ti notano tutti. Ed è vero, ti faccio un po' ridere. Però no, non ero biondo. Sicuramente avevo qualche qualità un po' più degli altri. Poi, però, il mio percorso è stato quello di altri 100.000 bambini. Cioè, arriva la squadra più grossa, che ne so, tu giochi nella squadra del piccolo paesello, arriva la squadra un po' più grossa della provincia e fai provini. Lì sicuramente ho avuto la possibilità di mettermi in mostra, okay. O magari mettere in mostra che avevo qualche capacità. Poi è arrivata, dunque io sono di Villanova di Bagnacavallo, un paesino in provincia di Ravenna, è arrivata l'opportunità di fare una volta ai miei tempi le squadre grosse, ti prendevano a fare i tornei. Certo. Tu pensi che io ho fatto un torneo anche con l'Inter, lo abbiamo vinto a Monza, e però non mi hanno preso, ma ti spiego, i giocatori dell'Inter erano, io giocavo un anno sotto età, erano tutti delle bestie pazzesche. Io da piccolino fino ai 16-17 anni ero molto gracilino, esile, e vabbè, questa è una cosa mia personale. Dopodiché vado a Modena in B, e la fortuna è stata quella che i miei genitori mi hanno lasciato andare. Io vengo da una famiglia normalissima e i miei genitori hanno lavoravano tutti e due. Mia madre casalinga, mia madre faceva le maglie, mio padre un meccanico, hanno avuto la forza di lasciarmi uscire di casa e di potermi, tra virgolette, mantenere a 15 anni lontano da casa. E dopo da lì, sai, quando vai in un contesto già di Serie B, già calcio professionistico, se hai qualche qualità te la tirano fuori, e da lì logicamente comunque c'è stato un incrociarsi di situazioni, fortuna, qualità, bravura, occasioni prese, occasioni mancate, e parte la carriera di un professionista. Ma senti, e quindi secondo te la qualità migliore tua qual era? Perché se tu mi dici che sei partito da mezzala, tra l'altro il torneo con l'Inter in che ruolo? Cioè, se eri sempre mezzala o eri già un difensore centrale? Esterno sinistro facevo, tipo Di Marco. Io ero molto sveglio, tu mi conosci, ero molto sveglio, capivo molto bene le situazioni. E tu pensa, io sono diventato difensore centrale perché quando facevo le partitine facevo gol e non volevo perdere, e quindi a Modena questo è successo, non volevo perdere, quindi io facevo gol e mi mettevo in difesa a difendere la partita, il risultato. Al che l'allenatore mi ha provato in difesa, mi ha visto poi da prima squadra e ho cominciato a fare il difensore lì, così. Pensa ai casi della vita. Incredibile, vabbè. Comunque, sì. Non voglio anticipare le cose, però di una cosa ti voglio ringraziare pubblicamente, perché non hai macchiato la tua carriera giocando neanche una partita con il Milan, anche se sei stato di proprietà dell'altra squadra di Milan. Quindi grazie Stefano, perché... Prego. Però aspetta, oh, sai che io prima ti ho sentito, questa la voglio dire, ti ho sentito parlare della partita della finale. Allora, io ti devo dire, io sono uno che quando si parla di calcio nazionale, logicamente ognuno tifa per la propria squadra, pensa che la Juve sia dei ladri, l'Inter sia dei ladri, la Roma sia dei ladri, tutti siano dei ladri. No, solo la Juve, dai. Vabbè, no, ma è un po' la nostra concezione del calcio, no? Che gli altri abbiano rubato. Quando ci sono le partite internazionali, io tifo per l'italiana. Ok. E mai, però aspetta, mai come in questa finale ho avuto, mi è dispiaciuto che l'Inter, rappresentando il calcio italiano, non abbia vinto, per un semplice motivo, perché negli ultimi anni è la prima volta, Mario, che vedo una squadra italiana con 5 giocatori italiani titolari. È vero. E poi non è un caso che Allan non l'abbia mai sfregata, perché di questi 5 giocatori 4 erano la linea difensiva dell'Inter. Sì. Ricordatelo. No, infatti ti ringrazio per aver sottolineato questo, e tra l'altro è subentrato anche un altro amico che secondo me avrà un futuro meraviglioso, che è Raul Bellanova, che ho avuto il piacere di conoscere. Secondo me lui ha veramente delle caratteristiche fisiche pazzesche, ha un passo davvero da calciatore di top club, e infatti sono contento che abbia avuto questa occasione. L'ho visto il giorno prima che l'Inter partisse per la finale e mi ha regalato la maglia, e quindi
tu ricordati che io un giorno verrò a casa tua a saccheggiarti, però ci arriviamo dopo. E quindi vabbè, grazie per non aver gufato contro l'Inter. No, io non ho mai gufato, guarda, non ho mai gufato una squadra italiana in finale. Logico che se giocano due squadre italiane alla finale ti può fare più piacere se vince una o l'altra. Ma che squadra tieni tu alla fine? Sai che non lo so. Guarda, io nasco tifoso della Roma di Paolo Roberto Falcao. Ah, vedi? Poi, perché mi piaceva lui come giocatore, ma tantissimo, era il mio idolo da piccolo. Poi sono diventato tifoso del Bologna. Certo. Infatti io a differenza di te non vincerò mai lo scudetto, almeno finché campo. Spero di sì, ma voglio dire, il tempo c'è, ma sarà difficile. Però mattina non arrivano gli arabi. No, noi abbiamo già un presidente molto ricco, speriamo che ne spenda ancora di più, però ho la soddisfazione che prima o poi andrò in Europa, spero. Sì, la strada è quella. Sì, la strada è quella. Ci stiamo mettendo più tempo del previsto, però devo dire che quest'anno si sono visti i primi risultati di un lavoro costruito e criticato, ma anche da me a volte, negli ultimi 7 anni, perché comunque è stato un percorso, è stato promesso molto più veloce ed è stato abbastanza lento. Però adesso, se Thiago Motta rimarrà al Bologna, credo ci siano le possibilità per fare un passo avanti. Senti, io però allora te la devo dire tutta: se c'è una squadra che da un anno, anzi due, a sta parte mi sta sui coglioni, è il Bologna. Cioè, io te la devo proprio dire questo. Cioè, il Bologna e Radu, tutte e due ma allo stesso livello. Ma non è del Bologna, Mario. No, ma fanno la partita della vita ogni volta contro l'Inter, ma porca miseria, vabbè. Pensa che io sono venuto a San Siro a vedere la prima del povero Sinisa quando fece gol Santander di testa. E penso che Santander non ha più fatto gol da quella partita. Ma l'Inter è clamorosa su questo, fa segnare tutto. Mamma mia, che roba. Vabbè, senti, comunque a questo punto mi hai già detto la squadra del cuore, tra virgolette, perché poi alla fine sì, mi hai detto tra Roma e Bologna, però alla fine è il Bologna, immagino, che ti è rimasta più. Sì, sicuramente. Però ti ripeto, io sono rimasto tifoso del Parma. Non ho mai. Logico che il Bologna ci ho giocato 6 anni. Certo. Ho tutti gli amici, ci passo quando vengo in Italia, è una città che mi ha accolto benissimo, mi vogliono bene tutti, però la stessa cosa la provo se vado a Parma. Io, un po' per carattere, ovunque sono stato, la gente mi ha voluto bene. Devo dire, sono stato molto fortunato in questo, quindi io non è che se giocano Bologna-Parma spero che vinca il Bologna 5-0. Certo. Se vinci il Bologna bene, se vinci il Parma va bene lo stesso, cioè, anche perché non si può poi cancellare totalmente il passato, si può, ma l'affetto no. Certo. È ricevuto. È un po' una caratteristica di tutti voi che avete giocato ad alti livelli anche in Serie A. All'inizio sì, si è un po' tifosi, ma poi si diventa legati alla squadra con la quale magari hai avuto più a che fare o ti sei tolto più soddisfazioni. Mi torna questa cosa che mi hai detto anche tu, perché è ricorrente. Ma senti, e invece quando hai iniziato a giocare, i tuoi idoli, mi hai detto di Falcao, ok, però per un ruolo diverso. Invece tra i centrali difensivi c'era qualcuno al quale ti sei ispirato, che ti piaceva? Beh, guarda, in Italia era il periodo dove tutti volevano essere Baresi. Io invece mi impazzivo per Hierro. Te lo ricordi il centrale del Real Madrid? Bravo. Lui tra l'altro era un po' come me. Era un centrocampista che verso metà carriera ha cominciato a fare il centrale difensivo. Giocavano lui e un certo Sanchez. Come no? Lui era quello di classe con i piedi. Sanchez era quello che menava. Certo. E perché poi sai, alla fine ti piacciono i giocatori, i tuoi idoli diventano anche quelli che un po' o ti ci immedesimi un po' o per caratteristiche che magari pensi di averle simili. Quindi diciamo che i miei punti mi focalizzavo molto sul di riferimento, dove io mi focalizzavo un po' come giocatore, anche quando ero già nei professionisti. Hierro era un giocatore che osservavo, mi piaceva come si muoveva, come sviluppava certe situazioni di gioco, mi piaceva. Beh, tu comunque eri molto forte di testa, mi ricordo, ma anche tecnicamente, per essere un difensore che di solito si dice che hanno un po' i piedi quadrati, in realtà cioè, te la cavavi bene anche a livello tecnico, no? Ma perché avevo un passato da centrocampista. Certo. E avevo avuto la fortuna divina che potevo calciare di destra e di sinistra, ma più che altro perché io per 3-4 anni ogni volta che
calciavo la palla via, beccavo Kenneth Anderson. E quindi tutti pensavano che io avessi i piedi buoni. In realtà, ovunque la buttavi, lui la prendeva. Era un altro Holland quello. Esatto. E quindi lui aveva questa... Sembrava che io avessi i piedi buoni, Mario. No, lo so che tu era sei... un po' come centrare te. Vedi? Uno ti becca, perché sei talmente fermo lì che uno non ti può sbagliare. Mannaggia, mannaggia se ti becco, altro che... Senti un po', voglio sapere un'altra cosa a questo punto. C'è mai stato un calciatore che ti ha fatto dormire poco la notte precedente? Cioè, tu hai avuto la possibilità, a me piace anche dire la fortuna, di giocare in un periodo storico dove tutti i migliori giocavano in Serie A. Per cui davvero per un difensore era un disastro, così come per un attaccante era un disastro, perché a ruoli inversi c'era preoccupazione nell'incontrare calciatori di quella qualità e di quel livello. Io ti chiedo questo: qual è stato il calciatore più forte che hai marcato? E poi, in aggiunta, se c'è stato qualcuno che hai sofferto nonostante magari non l'avresti mai detto. Allora, ti devo dire con i più forti contro cui ho giocato o che ho marcato, perché cambia molto la cosa. Vai, allora dimmeli entrambi, così imparo qualcosa di nuovo. Ti devo dire, il più forte di tutti è stato Ronny. Ronny era un giocatore che aveva veramente un qualcosa in più di tutti. Non voglio esagerare se dirti che anche nel calcio attuale, se Ronaldo, il fenomeno sto parlando, sì, con il VAR giocasse oggi, Ronaldo sarebbe veramente un giocatore da 38 gol in 38 partite minimo, e le squadre avversarie finirebbero in 7 ogni partita, perché ricordi che Ronaldo è stato un giocatore picchiato e giocava in un calcio senza regole. Se noi difensori gli potevamo anche sparare e non, forse non gli fischiavano fallo. Ci sono delle immagini di gol di Ronaldo dove veniva, cadeva per terra, si rialzava, di tutto gli hanno fatto, ma lui aveva un qualche cosa più di tutti. Se ti dico che era un Messi migliore, no, secondo me, certo, non ho mai giocato contro Messi naturalmente, però Messi l'ho rivisto fare cose che Ronny faceva normalmente. Questa è la mia sensazione. Quindi aveva un fisico che può essere paragonato a Cristiano Ronaldo, aveva dei piedi paragonabili a Messi, una velocità di Mbappé, cioè aveva delle caratteristiche. Aveva tutto. Aveva il colpo di testa che per molti non era una cosa. Aveva tutto. E la sfiga che non aveva, non ha, la salute fisica non l'ha sostenuto. Perché esatto, secondo me è stato il più forte che io ho visto anche in televisione. Io non avevo ricordato il gol che fece nella finale UEFA. Ma vabbè. Devastante. Sì, sì. È vero, è vero. Senti, tra l'altro ogni tanto va e viene il campo, la rete, però concordo con quanto è stato detto da Stefano. Lo hanno detto in tantissimi calciatori, anche qua ospiti a Rock and Goal. Lui aveva qualcosa di speciale e non veniva tutelato, questa è la sostanza. E invece dai, di quelli che hai visto giocare, anche se non hai marcato? Ma no, ma dopo sei avuto la fortuna di giocare contro... ho iniziato con Maradona, ti ho fatto vedere la maglietta prima. Poi sono passato tramite Ronny, ho avuto Inzaghi, Bobo... Com'era Battistuta. Inzaghi da marcare? Com'era? No, vabbè, Pippo era in area... era un animale. Lui sapevi che o di ginocchio o di orecchio o di fianco, se passava di faccia. Poi magari gli davi la palla e ti dico, l'unico che è una cosa buffa questa che vi racconto, che ha preso gol in dribbling in campo aperto da Filippo Inzaghi è stato Lele Adani. Dai. Non so se voi vi ricordate. Sì. C'è un gol che ha fatto Pippo, che noi quando marcavamo Pippo era, se ha la palla in mezzo ai piedi non andargli addosso, tanto non ti dribbla. Questa era un po' la storia che facevamo su Pippo. Poi se la palla passava in aria o c'era da succhiarti un po' la linea del fuorigioco, Pippo era il numero uno, certo, il numero uno in quello. Però dopo ce ne sono tanti. Io ti devo dire, quelli che ho sofferto di più da marcare era Trezeguet, era difficile da marcare molto, perché Trezeguet, Mario, era un attaccante che non ti dribblava mai, giocava sempre di prima. E quindi era difficile ogni volta da anticipare.
giocava di prima e poi si ripropone i binari. Se tu vai a vedere i gol di Trezeguet, credo che non abbia mai fatto un gol dribblando un giocatore. Vatteli a rivedere. Sì, sì. E poi dopo tanti altri, ho marcato Ibra, ho avuto la fortuna di marcare Gullit, pensa, Papin. Questi sono presenti inizio carriera, però dopo dei mostri, cavolo. Sì, dopo ci sono stati dopo gli Immobile, Bobo Vieri, Montella, questi giocatori qua. Totti, insomma, tutti i giocatori che Del Piero, mi vengono in mente tutti un po' alla volta. Senti, ma qual è quello che hai picchiato di più? Cioè, quello che dici, questo non gli faccio toccare la palla, lo meno fino a che. E di mannaggia, ogni tanto il campo ci molla. Era qualche milanista. Ti sento. Ti stavo chiedendo. Ti dicevo, non ho mai picchiato più di tanto. Ho avuto espulsioni in carriera, ma tutte espulsioni stupide perché ero stupido io. Quindi mai per falli cattivi, ma per un fallo, una reazione, una gomitata, ma tutte stronzate che feci io. Mai per. Non ho mai fatto male a nessuno. Non ho mai rotto nessuno. Quindi non ero quel tipo di difensore. Ma Stefano, io avevo una domanda, volevo chiederti, che tu che hai vissuto quel periodo di grandi mostri e anche di grandi giocatori coi piedi buoni, ma secondo te perché in questo periodo storico manca quel giocatore in ogni squadra che ti mette la palla su punizione? Guarda, non è solo un fatto di punizione, Filippo, è anche un fatto tecnico. Guarda, la settimana scorsa c'era la finale qui a Praga, West Ham Fiorentina. Certo. Io sono stato 3 giorni con il mio vecchio agente, che è molto famoso, quello che conoscete, Giovanni Branchini. Come no? Lui è stato manager di Ronaldo, di tantissimi giocatori. E lui ha detto una cosa vera, ed è vera. Noi, nella nostra epoca, definiamola epoca, tu fai fatica a dire che erano più buoni i giocatori negli anni 90 o nel 2020. Perché oggi sono allenamenti diversi, certo. I giocatori di oggi sono molto più atleti di noi, noi forse avevamo più qualità tecniche, ti dico sì, e sai perché? Perché noi giocavamo per strada. Quindi pensi sia quello il motivo, perché i giovani oggi non sono più per strada, non sono alla tele, alla tele. Oggi non vanno più per strada, cioè, tu, Mario, Filippo, tu, Mario, io, sì, sì. Noi quando venivamo a casa da scuola, la prima cosa che succedeva era i compitini a casa, poi andavamo nel cortile, al parco e tutto, giocavamo in mezzo, cansavamo gli alberi, tornavamo con le ginocchia sbucciate. Qua io ho 2 figli, non gliene sono andati a giocare a calcio, ma non li poteva fregare di meno. Salta fuori qua chi? Quello che ha veramente fame. Ecco perché sono tutti stranieri quelli che adesso vengono in Italia anche da giovani e riempiono le nostre primavere, perché il ragazzo italiano oggi non va più in cortile a giocare, a dribblare i sassi, i marciapiedi, queste cose qua. Sembra la mia una grande cazzata. No, ma realtà, è quello che penso. No, in realtà in questa storia c'è del vero, perché se tutti dicono non c'è più il trequartista, ma i Del Piero, i Zola, i Totti, come sono cresciuti? Come i ragazzi di adesso? No, i ragazzi di adesso oggi purtroppo sono impostati nell'essere belli fisicamente, nel saper fare i 100 metri, ma non sanno più fare il dribbling, il doppio passo. Tu hai più visto un doppio passo? No, ma nella stessa Inter non c'è nessuno che ti dribbla l'uomo. Ma vedi più nessuno che salta l'uomo? Cioè nel calcio di oggi non c'è nessuno che non lo sa. Con la fortuna di avere il VAR e che tu oggi, se uno ti tocca o viene ammonito, ti danno punizione, perché il calcio di oggi è veramente questo. Ma quanti sono i giocatori che dribblano o saltano l'uomo? Certo. Pochi in Italia. In Italia saranno 10. Che sì, è così. Cavolo, questo è un bel problema. Dopo ti dici, la nazionale nostra non ha più dei grandi talenti. Fatti una domanda e dati una risposta. Sì, sì. Vero. Senti, va bene, io ti volevo chiedere a questo punto se i tuoi figli ti dicessero: papà, ma tu qual è stata la partita più bella nella quale hai giocato? Fammene vedere una. Cioè, quale partita gli faresti vedere? Non lo so. Mario, ti credi che io delle mie partite me ne ricordo pochissime? Pochissime. Ma ho quasi un po' ho cancellato tantissime cose. Ti potrei dire che una grandissima soddisfazione l'ho vissuta quando abbiamo vinto col Bologna il campionato di Serie B, vincemmo 1-0 in casa col Chievo.
ma perché è anche un'immagine che mi viene sempre rimandata sui social, queste cose qua. Poi di partite importanti, qualche non ne abbia fatti, mi sono salvato un anno, pensa, con la Regina a Bergamo, vincendo 2-1 lo spareggio per restare in Serie A. E quello è stata l'apoteosi di una città, perché io mi ricorderò sempre i reggini, in quanti si hanno seguito a Bergamo, in quanti si hanno amato, sostenuto in quell'anno che sembrava dovesse voler. Io andai a Reggio Calabria, pensa Mario, fine girone d'andata la Regina aveva 11 punti al girone d'andata, sono pochi, poi dopo si mettono col Bologna, ma col Bologna avevate col Parma, insomma tante. Ma senti, tra l'altro io sono andato a cercare, però aspetta, scusami. Questa te la voglio dire, sì. Però una grandissima soddisfazione che mi ha dato una gioia immensa è stato vincere 3-1 il derby Atletico Madrid-Real Madrid. Vedi. Eccole, mi ha fatto l'assist. Eccola lì. Con il Real Madrid che 10 giorni dopo avrebbe vinto la Coppa dei Campioni 1-0 Mijatovic contro la Juve. Quindi io ti parlo del Real Madrid che era di... quello tosto. Guti, Raul, Suker, Roberto Carlos, Pierro, Roberto Cassi. Io... abbiamo vinto 3-1 in casa ed è stata una roba immensa. Ma Stefano, mi hai fatto un assist perché era una cosa che ti volevo chiedere, ma tu che hai vissuto e hai giocato nei due campionati spagnolo e francese, qual è la differenza sostanziale che hai trovato in questi due a livello di gente e a livello anche di media? Perché so che qua in Italia sono molto molto come le zanzare. Guarda, in Spagna sono molto molto invadenti anche nella vita privata. Quindi come in Italia? Come in Italia, è che è diverso. In Spagna te la raccontano, in Italia te la criticano. È la sottilezza, tipo, però cambia molto. Quindi là ti raccontano che oggi Mario Risi è andato a comprarsi la macchina. La Ferrari, certo. In Italia uscirebbe dopo la sconfitta contro il Manchester, Mario Riso è andato lo stesso a comprarsi la Ferrari. Sono la stessa cosa, certo. Con due modalità diverse, che una, un tifoso la legge e dice vabbè, c'hai i soldi Mario Riso, te l'hai comprata. L'altro direbbe guarda quella testa di cazzo di Mario che anche se ha perso ti hai comprato la Ferrari, certo. Questo è però un problema di cultura, ragazzi. Sì, vero. Lì fanno un po' di gol. In Francia non lo so, perché i giornali francesi non so il francese, quindi non li leggevo proprio. Senti, a questo proposito, noi stiamo parlando di difesa, di giocate, eccetera. Tu però qualche gol in carriera l'hai fatto, no? E io sono andato a cercarli. Uno l'ho trovato, di un altro si narra di un gol tuo da centrocampo, che però non ho trovato da nessuna parte. E poi invece ti approfittavo di un'altra cosa che ho trovato sempre su YouTube, e cioè di una tua presenza nell'Olympique Marsiglia, dove con un retropassaggio di testa purtroppo è venuto fuori l'autogol, proprio quello del... quello è il classico degli autogol, diciamo. E quindi ti volevo dire, intanto se dalla regia facciamo vedere il gol, quello buono, insomma, ok? E questo è un gran gol. Parma-Roma 2-0, Crespo Torrisi, qui questi gol di controbalzo da 30 metri, roba da mille la notte. Qua. Tu da lì avresti preso la traversa, perché avresti sbagliato, avresti avuto sfiga. Io ho fatto gol. Guarda, ti dirò di più, che una volta ho tirato, secondo me, una bomba da fuori area e c'era in porta Turci in una partita amichevole. Ha fatto un passettino e l'ha bloccata. E io l'ho guardato come per dire, minchia, è Massimo Paganin che tu conosci, sì. Mi guarda un po' ridendo e io gli dico, minchia Massimo, ma ho tirato una bomba. Lui mi fa, ma sei sicuro di aver tirato più forte che potevi? Per cui, cioè, a quei livelli lì, per far gol al portiere, come l'hai fatto tu, devi sparare tipo un fucile, un cannone, sì, se no. Non entra mai. Poi lì fai i gol di sinistra, poi ti racconto gli altri due. Allora, beh, l'Olympique Marsiglia è la partita del debutto. Quella dobbiamo... ce l'ho, se vuoi la faccio, sì, eccolo. Sì, sì. Ah no, lo puoi fare, questo qua. Pensa, io lì... tipo la Riccardo Ferri. No, è stato un autogol della beata me, e non vado avanti, perché io lì giochiamo contro il Nant, e vedi chi sta dicendo, ma dove cazzo vai? Perché lì su un lancio lungo io do la palla di testa al portiere. Certo. Invece
che in Italia non sarebbe mai andato fino lì. Certo. Invece lì il portiere era uscito, ma se tu lo rivedi, lo riprovendi a 30, 10 metri, 15 metri fuori dall'area, con il contrasto con l'attaccante, e lui era uscito perché la mentalità lì si vede che era diversa. Quindi comunque un errore mio, perché tra virgolette certe cose le devo sapere. Mentre il gol da metà campo che tu non hai, e l'hai fatto apposta, perché era Bologna-Genova 3-1. Ma non si trova sui social. Sì, non si trova. Non la vuoi trovare tu, perché ti sta sulle balle che abbia fatto un gol così. Ma va, io lo volevo vedere, cioè, per dirti, come mai hai chiuso gli occhi, cioè, per dire. Allora, no, funziona così. Giochiamo, siamo uno pari. Io sono a metà campo con la palla e faccio segno. Vedo che il portiere viene avanti e faccio segno con i miei attaccanti, spostatevi tipo a sinistra. Sai quando fai segno? A sinistra, sì, sì. E vedo che più faccio segno e più il portiere va a sinistra anche lui, va a sinistra anche lui, va a sinistra anche lui. A un certo punto ho detto, cazzo, qua col culo che ho avuto io nella vita provo a tirare in porta. Cazzo, tiro in porta, Mario, una saetta sotto la traversa, gol del 2-1, dopo la partita finita al 3-1. Io ho fatto una culata bestiale. No, si è questa qui sotto. Però vabbè, Lo stiamo cercando dalla regia, guarda. Esatto, e a un certo punto, e a quel portiere lì dopo è andato a giocare, sai dove l'hanno mandato? A Taranto. Dai, a rovinata la carriera, l'hanno esiliato proprio per colpa tua. Ah, bravo. Beh, d'altronde uno che piglia gol da me da centrocampo non può giocare in Serie A. Quella era Serie B comunque, era Serie B. Grande. Vabbè, senti, però io lo so che tu sei ultra modesto, ma io ti ho visto in campo anche quando hai smesso, oltre che averti visto giocare un sacco di volte, perché io sappi che sono abbonato dell'Inter dal 1986-87, ho sempre rinnovato lo stesso posto, la stessa tessera, e venivo a vedere tutte le partite e ti ho visto giocare mille volte. E poi tra l'altro tu hai fatto parte di una squadra dove avevo due amici, oserei dire fraterni, uno era Massimo Tarantino, l'altro era Massimo Paganin, e quindi proprio grazie a quello che ti ho appena detto ti volevo fare una domanda. E cioè, noi siamo musicisti e siamo abituati ad avere una vita meno da diciamo, definiamola da zingari, cioè dove fai le valigie, parti, cambi città ogni anno, ogni stagione non sai se viene rinnovato, eccetera. E quindi abbiamo avuto la possibilità di coltivarci degli amici in tutti questi anni che ci derivano da quando eravamo piccoli a oggi. Tu che hai fatto il calciatore, hai cambiato tante città, tante squadre, sei riuscito comunque a costruirti delle amicizie che resistono nel tempo del mondo del calcio? Beh, sì. Io devo dire, sono rimasto in contatto con Massimo Paganin, lo vedo ogni tanto quando giochiamo a padel, dove tra l'altro gioca anche molto bene, ogni tanto vengo a fare questi tornei di calciatori. Massimo Tarantino lo sento ogni tanto, perché lui ha fatto direttore del settore giovanile alla Roma, sì, poi è stato alla SPAL, e ora non voglio dire una cazzata, sei all'Inter nel settore giovanile, credo che stia per prendere il posto di Samaden. Sì, esatto. Quindi alla fine un po' loro li sento ancora. Logico che non ci frequentiamo più come una volta, però in questo devo dire, grazie ai telefonini, alle chat e tutto, sai, ci sono quelle chat di squadra dove ancora tutti ogni tanto mandano un messaggio, ci risentiamo e ci siamo riuniti. Però è logico che il tempo, sai, ogni anno, come dici, cambi squadra, poi sono le amicizie quelle più strette che vanno avanti. Io per esempio, guarda, sento ancora un tuo idolo, credo, Igor Shalimov, che ha giocato nell'Inter. Mamma mia, quando ha giocato nell'Inter un po' meno idolo, però al Foggia era strepitoso. Noi abbiamo giocato assieme a Bologna, lui lo sento, lui è a Mosca, russo, però è un mio carissimo amico e lo sento ancora, sento lui come sento Igor Kolivanov. Comunque alla fine questa cosa qui delle chat, dei telefonini, effettivamente funziona per queste cose. Per me non funziona per altre, però funziona molto per queste cose. Per diventare trequartisti non funziona. Sai, è diverso. Guarda, oggi io i giocatori dei miei tempi, ma voi quanti anni avete? Quanti anni hai tu, Filippo? 44 al 30. Io ne ho 52, però se tu pensi che ai nostri tempi non c'erano i social, non c'erano tutti questi programmi televisivi, quindi noi vedevi una o due partite che lo facevano vedere solamente, e c'erano tre o quattro programmi sportivi importanti. Ma tu i giocatori di Serie A,
se andavi in un ristorante li riconoscevi, sapevi che quello giocava nel Genova, che quello nel Bologna, che quello nella Roma. Solo oggi, se facevi l'album delle figurine. Bravo. Oggi i giocatori, io te lo giuro, se quando sono giù a Milano Marittima, al mare in Italia, e mi dico quello gioca nello Spezia, io non ne conosco uno. È vero, non è semplice. Ed è strana la cosa, perché sono tutti sui social, sono tutti che si fanno le foto, tutti che si fanno vedere nel posto qua, nel posto là, e non li riconosco. Ma tu stesso forse non li riconosci tutti in faccia. Ai miei tempi eravamo meno, diciamo, esposti, però tutti conoscevano tutti. Era pazzesco. Questa cosa è una cosa molto strana. Bene. Però eravamo, io non so se eravamo famosi perché eravamo calciatori. Vero. Sì. No, è verissima questa cosa. E tra l'altro devo dire che ho appena assistito a un reel che ha pubblicato qualcuno, nel quale Maldini parlava di Leao. Il Leao è appena arrivato al Milan e Paolo Maldini, da saggio qual è, ed è un coetaneo, perché io ho 56 anni, per cui Paolo Maldini è della mia proprio generazione, e Paolo Maldini, quando è arrivato Leao al Milan, gli ha detto: Leao, tu hai un problema, Rafael, che tu giochi per il tuo Instagram, fai vedere un sacco di cose, ma poi se stringi tu fai 2 assist e 3 gol a stagione, quindi devi migliorare sotto quell'aspetto, perché il calcio è un'altra cosa. Ed è, mi ha molto colpito questa cosa, perché è la saggezza di chi ha vissuto il mondo analogico, è sicuramente molto più sana di chi vive il mondo del digitale di oggi, e che è tutto apparenza, ma apparenza nella sostanza, perché poi nella pratica erano più famosi magari i giocatori che non avevano Instagram, come avevi appena detto tu, Stefano. Questa se una cosa che dice un fuoriclasse come è stato Paolo Maldini, vuol dire che c'è una cosa non così buttata lì, è una cosa vera, perché sennò Paolo, quando parla, è una persona talmente intelligente che i suoi contenuti sono contenuti importanti. Senti, abbiamo il gol. Aia. Adesso voglio vederlo. Guarda che calcio. Ma tra l'altro libidine. Di destro, rimandiamo. Libidine, Mario, libidine. Ma tra l'altro, cioè, proprio dosato. Se non sbaglio, a tocco morbido. Sì. Con scarpa bianca, poi, guarda la finestra. Guarda il portiere. Mamma mia. Guarda che stile. Avevo anche il 9 quell'anno, pensa. Cioè, ma quella maglia dov'è finita? Perdonami, cioè. Ma sarà in quelle borse tutte a casa di mia madre. Tu continui a rompere scatole a me. Ma io ti dico, le maglie sono a casa di mia madre. Io non so nulla di quelle maglie. Allora, tu devi dire a tua mamma che io sono il nuovo addetto alle pulizie. Cioè, io devo svuotare quella cantina. Cioè, quelle maglie lì non possono rimanere là. Trovi delle robe, Mario, trovi delle robe pazzesche. No, credimi. Ma non mi puoi dire così. Vabbè. Pazzesche. Ma quando ci andiamo a trovare la tua mamma, Stefano? Cioè, quando vuoi, ma tu non vieni mai, tu mi vuoi portare ovunque fuori che a casa mia. Io sono venuto anche a vederti in concerto a Ravenna, ma... Oh, vedi che iniziamo a toccare qualcosa. E io ti voglio far vedere, quando ti ho visto sotto il palco, come ti ho accolto. E poi non dire che non ti voglio bene. Guarda, facciamo vedere dalla regia quanto posso voler bene al nostro Stefano. Guarda lì, oh! Mamma, che abbraccio! Cavolo, eccoci qua sotto il palco di Bologna con Titi, Tiziana Grosso, con Sasha Torrisi, ed è anche lui grande cantante, ex Timoria. E dai, allora, sembravamo tutti rockstar fuori che te, Mario. Lo so, no, ma io sono calciatore, Stefano, te ne devi fare una ragione. Cioè, è vero. Cioè, io dentro mi sento un calciatore, c'è poco da fare. È vero, lo so. E invece ti volevo chiedere, a proposito di musica, perché poi non ti voglio rubare troppo tempo, ma sappi che ti inviterò ancora nei nostri studi qua a Rocker TV, e così poi andiamo anche a trovare la tua mamma. Come si chiama la mamma di Stefano? Antonietta si chiama. Allora, cara Antonietta, io e Stefano veniamo a trovarli in maniera disinteressata. Io vengo solo per conoscerla. Beh,
c'hai pure avuto culo che noi siamo stati alluvionati in zona, cioè, purtroppo. Sì. E le maglie non sono state toccate. Pensa che culo che hai avuto te. Vedi, cioè lì è proprio destino. Sono le stelle che dicono che devono venire in Casarismo. Dicono, vieni Mario. Bravo. Vieni. Va bene, tu prendi in giro, che tanto io ci vado da mamma Antonietta, non me ne frega niente. Allora, no, ti volevo dire, tu hai un bellissimo rapporto con la musica, l'hai sempre ascoltata, e volevo chiederti se ti ha aiutato durante il tuo percorso magari a, non so, a vivere gli stati d'animo di tensione o di allegria, e soprattutto se ti è mai passato per la testa di imparare a suonare uno strumento o a cantare. Cantare no, perché sono stonato e nello strumento, quindi di conseguenza non ho mai avuto, no, devo dire, la passione di imparare a suonare lo strumento non l'ho mai avuto, neanche la curiosità. Cantare no, anche se canto in maniera come fanno tutti, credo, ma non sotto la doccia, in macchina, ma vabbè, vado. Però adoro andare ai concerti, quelli è un momento, mi piace la preparazione del concerto, arrivare lì un po' prima, sapere qual è la scaletta. È abbastanza simile alla programmazione di una partita, fondamentalmente il concerto. È vero. Anche per me. Anche per... Mario, occupo la pausa per dirti che per me io devo staccare. Ok, allora... Intanto che ecco, ti sentiamo, ecco, Stefano. È logico che poi io, insomma, a Bologna ho avuto la fortuna di conoscere dei grandissimi cantautori italiani, i Vasco, i Lucio Dalla, i Gianni Morandi, Carboni, Cesare Cremonini, che è un amico, e tutti, conosco tutti, però il mio background musicale è un po' più datato, io non so se posso dirti rockettaro come il tuo, perché di gruppi veramente rock io credo che di passione che ho avuto sono i Pearl Jam. Mamma mia! Sono andato a sentirli a Bologna un paio di volte, ma io impazzisco molto per Peter Gabriel. È un artista che ancora oggi vado una volta o due, quando lui fa queste tournée, che ne fa poco ormai ultimamente, lo vado a vedere. L'ho seguito a Berlino, l'ho seguito un po' ovunque. E quindi vabbè, Genesis immagino, visto Peter Gabriel, sì. Anche Genesis, Phil Collins immagino a questo punto. A me piace, Mario, andare a vedere i bei concerti, poi logicamente non vado a vedere, che ne so, Dua Lipa, ecco. Faccio un esempio, però sono andato a vedere, tipo con mio figlio, 12enne, l'ho portato a vedere i Coldplay a Monaco di Baviera. Ah, vedi? Aveva 6 anni, è venuto con me Petra, mia moglie, che tu conosci, e siamo andati a vedere i Depeche Mode qui a Praga. Quindi alla fine io, ci sono quei 2 o 3 gruppi che se sono raggiungibili li vado a vedere sicuramente. Oasis, questa gente qua l'ho vista ovunque. Sì, ma senti, ma tu hai idea di tornare in Italia, oppure preferisci, oramai ti sei stabilito lì e ti trovi bene a Praga? No, la casa oggi di base, il punto base è Praga, ma anche perché il figlio più grande ora studia in dove, nell'università e tutto, il piccolo c'ha 9 anni, quindi certo. Ancora c'è da stare qua. L'Italia, Mario, è brutto da dire, ma è un paese molto molto bello, ma al momento è bello per venirci in vacanza, ed è quello che faccio. Senti, allora, prima di salutare Filippo che ci deve lasciare, io ti anticipo che il giorno 28 di giugno, se per caso passi da queste parti, ci sarà un triangolare di calcio con Rocker TV, Risophonic e un'altra squadra, si chiamano Le Vecchie Volpi. E quindi, se c'hai voglia di farti una corsetta al posto mio... Cioè... E anche al posto mio. Vabbè, ma è che posso come al posto di tutti. No, cavolo. Però, cioè, io scendo in campo, tu corri e io faccio gol, facciamo così. Quindi, Come ai vecchi tempi. Quindi il 28 giugno, se tu per caso vuoi passare, davvero, vieni, sei il benvenuto, così al posto di giocare a padel, che per me, ti posso dire, adesso... Sì, ma anche per me. Allora, il padel mi sta sui coglioni, così come la musica rap mi sta sui coglioni, cioè praticamente sono la rovina del nostro secolo, perché da
Una volta per cantare dovevi saperlo fare e per suonare dovevi saper suonare. Oggi tutti cantano e suonano perché ci sono i plugin. E una volta le band erano la cosa più importante, oggi sono diventate un lusso perché oramai sono tutti producer, tutti cantanti in cameretta e quindi non fanno neanche più neanche lo sforzo di trovarsi in più di uno per mettere in piedi una realtà e una band. E quindi i rapper sono diventati il paddle, perché? Perché io faccio parte di 3-4 chat di calcetto, di calcio a 11, per fare un 5 contro 3 o un 4 contro 2 su 50, cioè non c'è mai la disponibilità. E il paddle è diventato invece il gioco di massa, perché non devi saper giocare a niente. Potenzialmente giocano tutti. 2 contro 2 è un attimo metterlo in piedi e quindi stanno diventando tutti esperti di paddle. Però io la soffro. Ti capisco e lo condivido. Guarda, io gioco a tennis, però vado a queste cose di paddle tra ex calciatori, mi invitano ed è anche per me più che altro il momento per stare assieme. Certo. Ai vecchi amici, però ti posso garantire che anch'io gioco, ma non impazzisco per il padel. Lo so, ma tra l'altro tutti voi ex calciatori giocate a padel con una frequenza incredibile. Io ho visto da Billy Costacurta, Lorenzini, Budel, Bobo Vieri, Lele Adani. Tutti. No, sì. Ma sai, comunque, come hai detto anche te, è uno sport che è facile. Capisci? Non deve avere una base tecnica importante, è uno sport facile, è comunque più facile incontrare otto. Ecco, 4 persone per giocare a padel, mi senti? Sì. Ti sei? Sì, ti sento. 4 persone per giocare a padel che fare un 5 contro 5 calcetto, quindi sì, l'avvento del padel ha ammazzato il calcetto. È andata così, è l'avvento del rap ha ammazzato la musica, è proprio perfetto. Senti, allora io saluto Filippo nel mentre. E io saluto Stefano invece. Ciao Filippo, è stato un piacere. Anche e soprattutto per me. E quindi ci vediamo martedì prossimo con te, Mario. Sì, assolutamente, grazie Filippo e ci sentiamo prestissimo. Io direi che a questo punto l'idea è quella di dirti che sei il benvenuto intanto qua in casa Rocker TV. Non vedo l'ora di rivederti, perché speravo proprio quello che è successo, e cioè che si potesse scoprire il tuo aspetto umano, perché sei una delle persone più divertenti che ho incontrato. Sono sicuro che anche nello spogliatoio delle tue squadre di appartenenza sarai stato un punto di riferimento, un aggregatore. Sbaglio? Mario, io e te, sì, no, io in spogliatoio mi sono sempre divertito, ma io e te siamo delle sliding doors, perché la cosa buffa che io da piccolo volevo diventare una rock star e tu invece volevi fare il calciatore, quindi noi tutto è andato al contrario, tu sei diventato una rock star e io il calciatore, pensa, pazzesco. Guarda, è andata così, però io sogno ancora di poter fare il calciatore, cioè io non potrò più essere una rockstar invece, cacchio, cavolo, vedi che differenza. Lo so, senti Stefano, io non posso far altro che ringraziarti davvero. Dai, se passi dall'Italia, da Milano, nel periodo del 28, ci ritroviamo e con la scusa ci facciamo una partitella, ma ti terrò informato sull'evoluzione anche del discorso, insomma, della Russia, se ci sarà da fare questa bella trasferta. E poi ci dobbiamo vedere per forza a Milano, a questo punto. Mario, io ti dico, il 28 ti posso dire ti direi una cazzata, è molto ma molto molto improbabile che sono in Italia in quella data. Ok. Per la Russia mi farebbe un enorme piacere rivedere e venire a giocare là per un insieme di cose di vita. E per quanto riguarda te, Mario, tu sai che sei una persona che per me è un po' è particolare, speciale, sono particolare, perché sei una persona con la quale mi confronto volentieri, sei una delle poche persone che sono andato a trovare più di una volta, e sappilo, sono venuto a Ravenna, sono venuto a Bologna, quando so che sei in zona ti vengo a trovare, perché sei una persona che so quello che fai al di fuori della musica ed è una cosa molto molto bella, e nonostante hai fatto più gol di me, hai fatto più traverse di me e tutto, sei una persona pura e buona, e le persone pure e buone fanno bene all'anima. Che bello, grazie. Ecco, mi vuoi far piangere? Vabbè. Io ti ringrazio. No, ci manca solo il piangere. No, ti ringrazio davvero, e tu sai che invece
tu hai realizzato tutti i miei sogni e quindi io ti vivo come un fan, perché nonostante siamo amici e abbiamo la possibilità di confrontarci, di ridere, scherzare, io ti voglio vivere sempre come un fan che si approccia al suo idolo dicendo che belle cose hai fatto, beato te, che bello, sono felice per te, perché questa, guarda, è la verità. Come direbbe un mio amico serbo che si chiamava Sasha Danilovic, grande campione della pallacanestro, lui ti direbbe: Mario, tu mi hai, quindi tu stai, puoi stare tranquillo, tu mi hai, tranquillo. Grande, okay? E allora ci vediamo, spero presto, e grazie Stefano per aver partecipato a questa trasmissione. Ricordi che hai una casa anche a Sesto San Giovanni, eh? Ti ringrazio. Grande. Abbraccio. Grande. Ciao Mario, ciao a tutti. Ciao. Che meraviglia, ragazzi, cioè io cosa posso dire, queste parole di Stefano per me sono molto toccanti, anche perché lo rispetto tanto come ragazzo, come uomo, come sportivo, come atleta, persona buona, dal cuore enorme, simpatico, e sono contento che grazie a questa trasmissione tutti voi possiate scoprire degli aspetti di calciatori, di sportivi, di atleti che difficilmente vengono fatti vivere dal momento in cui vengono intervistati nel mondo del calcio o mentre stanno facendo la propria attività. Quindi davvero sono sempre stato preso un po' in giro, no? da quelli che non conoscono il mondo del calcio e che non lo amano più di tanto, perché dicono: ma come, tu che ti appassioni a quegli 11 miliardari con le mutande che corrono in campo, ma quelli sono dei viziati. E invece, ragazzi, oggi avrete avuto la riprova per l'ennesima volta che queste persone sono splendide. Se sono arrivate dove sono arrivate è perché chiaramente hanno un talento e una testa fuori dal comune, perché a quei livelli non ci arrivi se non hai grandi doti a livello mentale oltre che fisiche. E per cui, dai, questa cosa mi fa molto piacere. Io non so se dalla regia, tra l'altro, c'è già in attesa qualcuno, ma è stato mandato il link a Morris in maniera tale che abbia potuto girarlo a sua volta. Mi chiedo questo, scusate se mi faccio dei gran cavoli miei in diretta, però a questo punto mi piace l'idea di continuare a interagire nell'attesa di. Quindi mi date qualche indicazione per cortesia? Mandato il link a Morris? Sì, mi dicono di sì. E quindi vabbè, io, ragazzi, introdurrei subito l'argomento che poi chiuderà questa trasmissione di Rock and Goal, perché giustamente abbiamo parlato di I'm Trader, abbiamo parlato di Stefano Torrisi, della sua carriera, del suo percorso, ma in chiusura volevo parlarvi di quello che ho iniziato ad anticipare. Ok, e quindi volevo praticamente ribadire che il giorno 28 di giugno sarà un giorno speciale, perché con Rocker TV, con Risophonic, praticamente faremo un triangolare di calcio contro un'altra squadra che sono le Vecchie Volpi, e che praticamente vedrà, eccolo qua, stiamo vedendo la locandina in diretta, è il secondo Memorial Francesco Martuscello, ed è l'anno scorso è stato fatto dalla Nazionale Artisti TV e da Risophonic con una bellissima affluenza di pubblico, con tanti amici che sono venuti a trovarci, con delle formazioni pazzesche. Pensate che a un certo punto è arrivato in campo addirittura Javier Zanetti, noi eravamo lì che stavamo giocando e correndo e ci siamo visti arrivare il capitano, non vi dico che ho bloccato subito la partita, per cui ho detto: fermi tutti, quando arriva il capitano bisogna interrompere il gioco. E quindi siamo andati a farci una foto tutti insieme, a salutarlo, abbracciarlo, a ringraziarlo, perché come al solito è una persona estremamente speciale. E allora questa partita, questo secondo Memorial di appunto Martuscello, è stato organizzato da una persona a me molto cara, che è Stefano, che è praticamente il responsabile massimo della Mio Fratello ODV, che è questa associazione che ha dato l'opportunità a noi di Risophonic e a noi di Rocker TV
di poter fare del bene ancora una volta. Io sono in attesa del collegamento con Stefano, e dalla regia mi dicono che stanno approntando tutto proprio per chiaramente far sì che vi possa parlare ancora più nel dettaglio di quello che sarà questo triangolare. Vi ribadisco che sarà il 28 di giugno, è un mercoledì sera, la partita sarà serale, per cui credo che incominci in tutto dalle 20:30, e quindi partita triangolare per me sarà un po' un derby fratricida, perché giustamente quando si parla di Risophonic sono il capitano di Risophonic, quando invece si parla di Rocker TV sono stato il fondatore di Rocker TV, quindi non so da che parte giocare. Magari farò un bel quiz, no, agli amici, chiedendo se per caso è meglio che gioco o con Risophonic o Rocker TV, o un tempo è un tempo, perché a questo punto, per non far torto a nessuno, voglio indebolire tutte e due le squadre, perché come ha detto il buon Stefano Torrisi, purtroppo sono forse il giocatore che detiene il record dei minori chilometri percorsi dentro una partita. Vabbè. Comunque io so che dalla regia si stanno prodigando per rendere questa diretta operativa, io ne approfitto perché parlo ininterrottamente da un po' e quindi faccio un po' di promozione alla nostra birra Flea, eccola qua, oggi mi sto bevendo una Supernova, ragazzi, alla vostra salute da casa. E tra l'altro Supernova e birra Flea ci hanno dato la possibilità in questa stagione di rinfrescare le nostre gole e soprattutto di bere della buonissima birra italiana, quindi salute ragazzi. Allora, io qua ho tutto scritto, e quindi fra un po' vi leggerò i primi convocati della partita del secondo Memorial Martuscello insieme a mio fratello ODV. Quindi tenetevi pronti, perché chiaramente a breve avrò finalmente il piacere di essere collegato con Stefano. So che ci sono dei problemi dalla regia, perché ragazzi l'audio si sente bene ma il video sembra che sia tutto nero, infatti io mi sento di consigliare che alla peggio mandiamo in onda la telefonata come se fossimo io in diretta in studio e il nostro ospite al telefono. A questo punto se non si riesce a fare di meglio, secondo me forse è la cosa migliore. Ok, allora, quindi in attesa del collegamento io direi che ragazzi, partita di calcio l'abbiamo detto, non abbiamo detto che lo sponsor principale dell'evento, nel nostro caso quindi dei Risophonic ma soprattutto di Rocker TV, sarà Imtrader, e infatti non vediamo l'ora di svegliare quelle che saranno le divise, le magliette, le divise sociali della nostra squadra di Rocker TV, che vedrà tra l'altro, oltre a personaggi famosi e a VJ che già avete imparato a conoscere tra le proprie fila, anche i nostri tecnici, per cui avrete l'occasione di incontrare e conoscere dal vivo il buon Alfred dalla regia, così lo presento, mi porto avanti, Simone! E poi il nostro Simone dalla regia video, quindi se come al solito la trasmissione è potuta andare in onda, un buon motivo c'è. E poi la nostra Sally, così mi porto avanti con i saluti, che si occupa della parte social, ragazzi, la nostra social media manager, e quindi ogni volta che vedete a Rocker TV qualche post o qualcosa, sicuramente il merito è suo. E adesso, se Dio vorrà, perché ci siamo quasi, siamo pronti per il collegamento. Vediamo, Credici. Io ci sto credendo da almeno 10 minuti fissi che tutto questo possa avvenire. I batteristi salveranno il mondo. Ah, vedi che assist mi hai dato. Allora ragazzi, tenetevi pronti, perché i batteristi salveranno il mondo approda sugli schermi di Rocker TV. Ve lo dico subito, a luglio ci saranno i primi tentativi e la prima puntata
di un format che sicuramente vi farà impazzire, vi farà divertire e soprattutto restituirà un po' di dignità al mondo dei batteristi che io mi sento di rappresentare. Per cui ragazzi, mi raccomando, forse se Dio vuole, dalla regia siamo pronti per il collegamento. Vediamo. E andiamo! Ci siamo! Mamma mia! Ciao Stefano, benvenuto a Rock and Roll! Ciao Mario, grazie, grazie mille per il collegamento. Ma scherzi, è un piacere. Allora, io faccio una premessa che in questi minuti ho un po' anticipato i temi del triangolare, ho raccontato il secondo Memorial Martuscello, che praticamente tutto questo nasce da te, eccolo qua, Francesco Martuscello, appunto, secondo Memorial, mio fratello di V, tre squadre questa volta, e io ti lascerei introdurre la partita e poi magari mi andrò ad aggiungere per dirti quali sono i primi confermati. Ottimo, grazie. Sì, la partita quest'anno facciamo un triangolare, l'anno scorso abbiamo fatto una partita, chiamiamola normale, classica, di 90 minuti dove vi siete consumati e massacrati per 90 minuti. Quest'anno un triangolare, siamo contenti che abbiamo trovato queste adesioni anche da parte vostra, da parte di Rezzofonic e dall'altra squadra che non vediamo l'ora di vedere in campo. Ma chi sarebbero queste vecchie volpi? Cioè, perdonami. Non si può svelare tutto, Mario. Eh no, ma devi dirmi qualcosa. Devi finire la partita. Allora, mi devi dire solo se sono degli ex professionisti, se sono dei giocatori, che età hanno, perché qua noi non vogliamo perdere. Va bene che il trofeo è a fine benefico, però a perdere non ci piace, quindi per favore svela le carte. Allora, sveleremo man mano, strada facendo, avvicinandoci alla giornata, sveleremo chi saranno le vecchie volpi che verranno a combattere contro di voi. Però posso dirti che hanno sfruttato molto il progetto, soprattutto, che è la cosa principale. Sveliamo, se ti va, quello che possono essere, che è l'obiettivo, diciamo, della raccolta importante, che la raccolta benefica quest'anno va a finanziare due corsi per due donne chirurghe di ecografia avanzata, che sono cose che ovviamente non possono fare se non vengono finanziati da associazioni come noi, e siamo contenti perché diamo anche un po' una spinta a delle donne che tante volte nell'ambito medico hanno un po' più di difficoltà a ottenere questi fondi, e gli diamo una buona possibilità di avere una bella specializzazione a favore di tutti i malati oncologici di tutta l'area Monza, Brianza e Milano. Guarda, io in effetti prima volevo scherzare per chiaramente rendere il clima della partita un pochettino più sportivo, però in realtà la cosa che voglio fare è intanto farti complimenti per le attività che stai portando avanti con l'associazione Mio Fratello, perché io ho avuto il privilegio e la possibilità di conoscere dall'inizio quella che poteva essere la visione di un progetto come il tuo e come il vostro, perché siamo partiti insieme, mi piace anche poterlo ricordare, dal potenziale acquisto di appartamenti da destinare ai parenti dei malati oncologici che purtroppo non hanno la fortuna e la possibilità di poter stare al seguito del proprio caro, e siamo andati insieme anche a vivere un qualcosa per il quale io ti ringrazio, perché ho fatto una giornata su delle macchine con ragazzi disabili, con ragazzi meravigliosi che davvero mi hanno fatto passare una mattinata e un pomeriggio troppo divertente, perché persone splendide, speciali, che spero di rivedere anche il giorno del triangolare. Ti dico la verità, le abbiamo invitate, se riescono a organizzarsi vengono. Abbiamo aperto l'invito ad alcuni centri diurni che abbiamo conosciuto in questi anni, vediamo di, io spero tanto di poterli vedere, perché sono sempre quelle cose che noi vediamo cose facili per noi, certo, la partita di calcio, quello, quell'altro, questi ragazzi
non hanno mai la possibilità anche di vedere solamente una partita, o comunque delle persone anche famose, ex calciatori, situazioni del genere, sono cose che non potranno mai vivere, ed è bello invitarli, ovviamente saranno nostri ospiti, ed è una cosa molto, molto bella, spero che possano aderire tutti, quello sì. Ma infatti, Stefano, io stavo facendo menzione delle cose che avete messo in piedi in questa stagione, perché mi piace parlare in questi termini, e quindi al di là dell'acquisto degli appartamenti, al di là della possibilità di fare delle giornate speciali con questi ragazzi, addirittura ho visto acquistare un mezzo da mettere a disposizione sempre di persone meno fortunate, un mezzo di trasporto, chiaramente, e in questo caso invece mi parli di un fine totalmente nuovo rispetto a quello che avete fatto fino ad oggi, cioè il poter preparare due medici. Allora, nella realtà noi supportiamo l'oncologia complessa di Vimercate, quindi diamo supporto sia a livello più o meno materiale, comprando dei macchinari, delle situazioni del genere. Abbiamo dato già una borsa di studio a un chirurgo per fare un corso molto importante su una traumatologia, non sto lì a spiegarti che non sono un medico, però un fine molto bello. E oltre a quello supportiamo i parenti e i pazienti oncologici che hanno bisogno di stare vicino all'ospedale, dando l'alloggio che abbiamo ad Arcore, però sono tutte cose che facciamo molto volentieri. È ovvio, non è semplicissimo, certo. Servono tanti soldini, però sono cose, come posso dire, materiali che vedi vengono fatte, no? E vedi soprattutto che tutti ne hanno poi beneficio, che è la cosa più importante. Sì, ma io ho potuto vedere anche gli occhi delle persone che hanno usufruito di queste opportunità che gli avete messo a disposizione, e devo dire che fare del bene porta del bene e regala del bene a sua volta, per cui davvero grazie per avermi coinvolto, per aver coinvolto Rocker TV, Risophonic. Noi saremo carichissimi per riprendere anche tutto quello che avverrà durante la giornata, e poi soprattutto per far rivivere sui social anche i momenti importanti che riusciremo, insomma, realizzare grazie a una partita, grazie alla vostra attività. Per cui io direi che è il caso di invitare tutti, ed è meglio che lo faccia tu in qualità proprio di responsabile massimo di questo triangolare, alla partita del 28, dove, lo abbiamo detto, a Trezzano sul Naviglio, al campo del Real Trezzano. La cosa importante è chi vuole può fare, chiamiamolo, comprare il titolo d'ingresso, certo, tramite Satispay. Il campo, il centro sportivo, è in via Don Casaleggi 4, a Trezzano sul Naviglio. C'è di fianco subito un parcheggio molto grande per tutti coloro che vorranno venire. Abbiamo abbinato la vendita, diciamo la donazione, su Satispay, perché chiunque eventualmente può fare anche solamente una semplice donazione di un biglietto, perché certo, vuole darci una mano ma non può venire, può farlo da tutta Italia, ovunque. Basta cercare Mio Fratello DV su Satispay, esce fuori il nostro negozio, che è un virtuale, e uno fa direttamente la donazione di 7 euro, ci arriva, e quello serve anche come titolo per poi accedere alla partita. Quindi intanto vi aspettiamo numerosissimi al campo del Real Trezzano, a Trezzano sul Naviglio. Tra l'altro ve lo dico come nota aggiuntiva, ragazzi, c'è una pizza lì che fa paura, cioè ve lo dico perché mi è capitato di frequentare questo campo sportivo più volte. Vi giuro che se mi dicessero dove vuoi andare a mangiare la pizza, direi due posti: uno la Bella Napoli di Sesto e la seconda è il campo del Real Trezzano, per cui siete invitatissimi a vedere la partita ma anche a mangiare la pizza. E poi mi raccomando, il resto degli amici che sono sparsi in giro per l'Italia, avete l'occasione, la possibilità di supportare questa causa anche magari regalando un biglietto a qualcuno o solo acquistandolo per il piacere di darci un supporto. Quindi Satispay, mi raccomando, andate a cercare Mio Fratello ODV e sicuramente troverete il modo di fare il vostro gesto e di
magari renderei ancora più speciale una giornata come quella. Devi svelare qualche convocazione adesso. Assolutamente, io c'ho un foglio. Allora, per quanto riguarda Rocker TV, sicuramente, perché poi ci sono i forse e ahimè alcuni non sono riuscito perché avevano impegni, chi con le nazionali, chi con altro, però poi queste cose ce le raccontiamo dopo. Sappi che di questa partita lo sanno tutti, cioè è arrivata convocazione da Lele Adani a tutti, va bene, non ti dico altro. Quindi sicuramente ci sarà il nostro Paletta, che non può mancare, anzi no, ha già avuto espressamente la richiesta della maglia numero 7. Tra l'altro, lo dico agli amici da casa, le divise saranno rigorosamente verde e bianca, quella di Rocker TV, nera, quella di Risofonic, e quella delle vecchie volpi, non lo so, perché di là non mi fanno sapere niente. Però Paletta sicuramente, Massimo Paci direttamente dal Parma, squadra di Serie A, che è vice capitano del Parma, verrà a partecipare a questo evento e sarà un po' il nostro mister in campo, oltre che grande calciatore. Poi ci sarà Filippo Tramontana, direttamente da 7 Gold, mio compagno di avventure non solo in campo ma anche durante le dirette. Ragazzi, mi spiace, arriviamo noi tra l'altro dalla diretta della finale di Champions League che è andata malino, però Tramontana ci sarà. Per non farci mancare niente, ci sarà anche Gianluca Rossi da Tele Lombardia, per cui ufficiale, confermato, coppia d'attacco tridente, Riso, Rossi, Tramontana, quindi non si scappa. Poi avremo Alfio Musmarra, sempre da Tele Lombardia, che ha già accettato l'invito e quindi un anno fa doveva essere già dei nostri, non so se te lo ricordi, però purtroppo un problema fisico, anzi una bruttissima ischemia, lo ha bloccato, però quest'anno per la serie ogni lasciata è recuperabile, sarà titolare in campo fisso. Poi io direi che non poteva mancare il nostro grande amico Benny Carbone, che ha dato nuovamente disponibilità. Poi ci saranno sicuramente, ma devo capire dove schierarli, Gianluca Battaglione e Giovanni Frigo dei Movida, ma forse finiranno in Risofonic. Giuseppe Fiori, nostro VJ di Rocker TV, sarà presente. La madrina, ragazzi, sarà Vera Spadini anche quest'anno, mi ha già confermato, per cui altre buone notizie per quello che riguarderà, insomma, l'occhio vuole la sua parte, dai, e lei è una bravissima giornalista, ma è anche un bel vedere, diciamo, e quindi la grande Vera Spadini è con noi. Ci sarà Nuasa e Pancreas, non so per quanto giocherà, ma ci sarà. Poi ci sarà in panchina un mister che si rispetta, il Massimo Tarantino, tra l'altro dovrebbe essere neo acquisto in casa Inter per il settore giovanile, per cui per me è un grande privilegio averlo, ex calciatore di insomma Bologna, di Inter soprattutto, visto che ci siamo conosciuti all'Inter, e del Napoli di Maradona, dello Scudetto, quindi non potevo dimenticarlo, e oggi grandissimo dirigente, spero, non voglio gufarmi, ma delle giovanili dell'Inter. Poi ci sarà un comico, non poteva mancare, Max Pisu, direttamente da Zelig, e quindi ha fatto anche una cosa con noi, Max aveva fatto il teatro con noi, vedi, con, e quindi mi ha detto, Mario ha giocato un paio di giorni fa, mi ha detto se mi riprendo entro il 28 sicuramente ci sarà. Quindi io, che come al solito la vedo sempre positiva la cosa, sono certo che scenderà in campo anche lui con noi. E poi sempre lato Risofonic, non può mancare in porta Ale di Ida, direttamente dalle Vibrazioni. Ragazzi, sono in tour in tutta Italia da mesi, però il 28 sarà preciso e puntuale, quindi bene. E poi gli altri amici dei Modena City Ramblers, quindi Dudu il cantante e Franco Daniello, che chiaramente avevano fatto parte anche dell'anno scorso. E poi finalmente ho recuperato, Stefano starà dicendo cazzo, ma quanti ne hai chiamati? Tu non ti preoccupare, sono ancora a un quarto, dai, diciamo, dei convocabili. Ci sarà Michele Luppi, ragazzi, direttamente dagli Wisemake, per cui abbiamo anche un tocco di internazionalità e non vedevo l'ora di vederlo in campo. Ci sarà con ogni probabilità direttamente da DAZN e dal Parma Calcio, dal Brescia, Alessandro Budel, altro calciatore storico e grande amico di Rocker TV. E poi, per non farci mancare nulla, ci sarà anche
con ogni probabilità, a giorni darà conferma, il mitico Francesco Pini, che oramai avete imparato tutti a conoscere non solo su Sette Gold ma anche Grande Fratello VIP e quant'altro, per cui juventino frascico. Ma ragazzi, quando si parla di beneficenza e quando si parla di bei gesti vince tutto, e quindi anzi grazie Fra se deciderai di essere dei nostri, perché sarai il benvenuto. Poi Davide Camiccioli, che un anno fa doveva partecipare di Sky Sport, ma ci fu il problema della Formula 1, per cui quest'anno, sempre per la serie, ogni lasciata è recuperabile, dovrebbe essere dei nostri. E in ultimo un figlio d'arte che giocherà probabilmente in porta, che è Andrea Tacconi, figlio di Stefano Tacconi, che ahimè in questo momento sta vivendo un periodo un po' particolare di salute, ma è in ripresa, e per cui insomma ho iniziato a svelare, diciamo, i primi nomi. Okay. E poi chiaramente la lista si allungherà, e anche perché ragazzi, un triangolare da quanti minuti ogni partita, scusa Stefano? Tu hai detto 60 minuti a partita. Vedi, oh, ragazzi, quindi triangolare 30 minuti a tempo o 45? 30, mi sembra che avevamo parlato di 30. Ok, quindi 30 a tempo. Ti per faccio respirare. Va bene, bravo. E ci vorranno un po' di cambi sostanzialmente. Quindi tra titolari e cambi, secondo me, almeno 30-35 calciatori bisognerà convocarli. Sicuramente sarà bellissimo stare insieme. Sarà bellissimo, insomma, anche andare sugli spalti a divertirci insieme a chi verrà a trovarci, agli spettatori e a chi vorrà partecipare a questa bellissima, a questo bellissimo triangolare. E quindi io direi che, se abbiamo detto tutto, Stefano, ci dobbiamo rivedere presto per gli aggiornamenti. Assolutamente sì. E intanto grazie a voi sempre per la disponibilità nei nostri confronti, a tutti quanti, a te, Morris, a tutti. Un saluto a Carlo, che non è potuto esserci. Certo. Vi aspettiamo numerosi. Chi può, ovviamente, tramite Satispay può fare direttamente la donazione, il biglietto costa 7 euro. Chi non può, vuole comunque supportare l'attività, può sempre farci una donazione su Satispay, è comodo, veloce e certo, non ha coda. Grazie a tutti, vi auguro una buona serata, vi aspettiamo numerosi il 28. Farei vedere la locandina ancora una volta, così almeno. Ok, bravissimo, dalla regia mi dicono che già è tutto pronto, cioè qua oramai non parlo più. Via dei Casaleggi 4, Trezzano sul Naviglio, il 28 giugno, ore 21 inizio, quindi 20:30 tutti quanti presenti puntuali al campo. Va bene, io allora ragazzi vi saluto tutti, buona serata, e vi do appuntamento martedì prossimo, puntuale come la finale dell'Inter del prossimo anno in Champions. Ecco, me la voglio giocare così. Ciao a tutti. Ciao.